Aldo Biscardi morto, il ricordo di Caterina Balivo. Caterina Balivo, l'omaggio ad Aldo Biscardi. Questa mattina si è spento al Policlinico Gemelli di Roma il giornalista, conduttore e autore televisivo Aldo Biscardi, che avrebbe compiuto 87 anni il prossimo novembre. Molti sono stati i messaggi di cordoglio riservatigli e molti sono stati i ricordi anche da parte di personaggi dello spettacolo. Una tra questi è stata la conduttrice Caterina Balivo, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram questo vecchio scatto, accompagnato dalla seguente didascalia. Le mie domeniche più belle resteranno quelle con te allo Stadio San Paolo. Aldone, ti voglio bene e da lassù un occhio al nostro Napoli. Tutti ricorderanno bene la passione di Biscardi per il calcio e lo hanno visto per anni inviato per il programma di Rai 2 Quelli che il calcio e Caterina, grande tifosa del Napoli, squadra per la quale Aldo ha simpatizzato durante una parte della sua vita, ha voluto quindi ricordarlo proprio per il suo amore per questo sport. Biscardi per anni aveva suggerito di utilizzare la moviola sui campi da calcio, ed è andato via poco dopo aver assistito a quella che per lui, come dichiarato durante una delle ultime interviste per Libero, è stata una bella vittoria, con l'introduzione del VAR in Serie A, che però ultimamente sta generando qualche malcontento, anche se il giornalista, come dichiarato sempre durante l'intervista, sapeva che l'aspetto polemico è intrinseco dell'ambiente calcistico. Aldo Biscardi, il pensiero di Caterina Balivo per la sua morte. La conduttrice campana Caterina Balivo, tornata al timone di Detto Fatto soltanto lo scorso lunedì, e che rivedremo anche da domani, dopo la nascita lo scorso agosto della sua seconda figlia, la piccola Cora, si è aggiunta alla lista di personaggi dello spettacolo che hanno voluto rendere omaggio al giornalista Aldo Biscardi. Biscardi, oltre che con la squadra di calcio, ha avuto anche un importante rapporto con la città di Napoli, nella quale aveva completato gli studi, laureandosi in giurisprudenza all'Università Federico II e iniziando poco dopo la laurea a collaborare con il quotidiano cittadino Il Mattino. Uno dei più importanti programmi del giornalista è stato sicuramente Il processo di Biscardi, condotto da lui dal 1993 al 2016 sul canale 7 Gold, andato in onda, però sulla piattaforma Rai, già dal 1980, ma con il titolo Il processo del lunedì, e che tornerà nuovamente quest'anno con la conduttrice e showgirl Giorgia Palmas al timone e con la presenza della showgirl e attrice Elena Barolo, dando così continuità al progetto ideato da Biscardi.